quest'oggi sono insieme a Luca di Shikokujin, saluta. Ciao ragazzi! Per vedere insieme il video 100 modi per morire su Fortnite. Esatto. Perché ogni volta si cercano dei modi per vincere, ma non si parla mai di 100 modi in cui si può morire su Fortnite. Ma prima vi ricordo, coach supporto un creatore, OptiPFI nello shop, iscrivetevi al canale che siamo quasi arrivati ai 365.000 iscritti e soprattutto seguitemi su Instagram a OptiPFI, dai che anche lì siamo quasi arrivati ai 20.000 follower. Detto ciò, Luca, sei pronto a vedere 100 modi per morire su Fortnite? Sono nato pronto. La trappola della cascata. Allora, hai presente quando vai in acqua e c'è la cascata e poi hanno costruito sotto? No, che brutto. Numero 2. Quando la tempesta è dal lato sbagliato. Sempre. Beh, vero, ecco, tipo una di queste scene qua dove il nemico ha il fortino ed è sempre in safe e tu invece no. E noi magari non abbiamo mai cure, giusto? Nemmeno un pezzolino. Sempre così. La scimmietta in mezzo, nel senso che tu stai combattendo con un tuo nemico e pam, ti sparano da dietro e ti uccidono. Quante volte succede? No, che fastidio! Beh, guarda, io mi... Cavolo! Ah, raga, dopo dovete dirmi qual è la cosa che mi fa più arrabbiare in assoluto di tutte queste, dovete dirmelo. Perché... è vero, la tua Octi... vediamo fino alla fine del video. Ah, quando sei con un giocatore scarso in squad o in coppie. E devi sempre rianimarlo. No, è quello che provo io quando gioco con te. Ma come? Che cavolo? Ok. Uh-oh. Ecco, vedi? No! È scarso. Buttato! Luca, mi sembri te quando giochiamo. Ossia mai. Quello che campera nei box. Questo ok, lo ammetto, sono io. Anch'io sono un po' io. È bellissimo camperare. Vero? Sì, sì, anch'io mi metto lì. Raga, avete 5 secondi per lasciare like, altrimenti Luca si arrabbierà con voi. 5, 4, 3, 2, 1. Lasciate subito like. E non riuscirete a completare il pass battaglia 3. Quindi ora il numero di visualizzazioni sarà uguale al numero dei like. Esatto. Che figata. Ma cosa fa questo? Tutto puxato lì, tutto chiuso. Ok, uno che è full shield e full vita dopo che tu hai fightato. Quindi ormai sei praticamente senza muni, senza vita, eccetera. E ti arriva un altro team tutto carico di vita e di scudi. È ecco, un po' fastidioso lo è, in effetti, ragazzi. Un po' sì. E poi è un intero team che rabbia. Cos'è questo? Cos'è questo? Ok, lotta contro Mida. Ok. Perfetto, prende la key. E dopo che hanno fightato, attenzione, gente che cantera lì e si pinge le guardie e li uccide. Io ero uno di questi, lo ammetto. Io mi diverto tantissimo a fingermi le guardie dell'agenzia. Tantissimo. Sei cattivo. No, no, è stra divertente. Nello shop, quelli che fanno cadere le skybase. Questi sono i peggiori. Ma però io mi diverto. Quelli che ti fa rimbalzare. È vero, in questo periodo lo puoi fare. Certo che loro fanno una skybase senza avere le cose. Che senso ha? Non fai una skybase se non hai l'ombrello o le robe per saltare. Esatto. L'ultimo Jedi, quello che si crede l'ultimo Jedi. Beh, comunque è morto. Appunto, è un modo per morire. Sentirsi l'ultimo Jedi che pensa di sparare tutto. Tra l'altro hanno rimosso le spade, da quello che so. Per fortuna. No, boh, a me piacevano, sparavi tutti i colpi, soprattutto quella viola, la mia preferita. Non so la tua. Quella rossa. Questo è bellissimo. Quella guardia dell'agenzia con la minigun che ti lasera. Che fastidio! Beh, vecchio, ma questi bot sono fortissimi. Sono fortissimi. Ti laserano. Ok, vedi, cioè, questo nemico li ha uccisi. Ok. E adesso c'è il tipo con la minigun che lo lasera. Cioè, ma è fortissimo. Quelli che sudano, quelli con l'asciugamanino, raga, che tryhardano. Tra l'altro dalla distanza questi. Esatto. Quando sei uno contro 7 milioni. Contro così tanti non mi è mai capitato. Neanche a me, in effetti. Non so che partite gioca questo tizio. Si vede che è molto odiato dai nemici. A questi qua non piace la musica di Travis Scott, a quanto pare. Decisa. Che bello farli esplodere tutti. Vero, questo sì. Ah, pure... niente male. Quelli là che usano l'RPG o la minigun dall'elicottero. Oh no. È come le battaglie tra i pirati ma con elicotteri. Oh, vero. La trappola. Ah, non so se tu ci sei mai cascato. Io sì, vecchio.
C'è una chest che se tu la, la apri ti fa cadere di sotto dove ci sono quei cose che ti laserano. Assurdo. Diciamo che non è tanto bello. No. Ah, io li odio questi. Io li odio questi. Questi sono da, da non parlare di mai cura. Io li blocco. Anche in live, quando sono in live, cerco di aprire una cesta e loro mi tirano giù con quel rampino, con la canna da pesca. Io proprio mi arrabbio come non so. Ma guarda, continua. Continua. È vero, una è squadra vero. Che non capisce cos'è il lavoro di squadra. Uno che si è buttato da una parte, uno che si è buttato da un'altra parte. Ok, atterrare e non trovare mai armi. È vero. Questo succede 9 game su 10 in effetti. Sì, sì, in effetti questo è uno dei modi più facili per morire su Fortnite. Sì, trova solo le armi. Number 18, having no shield or heals anywhere. Avere non trovare mai né scudi né né cure. No shield. Zero scudi, zero scudi. If there's no shield in here, non trova niente, niente. Che rabbia. Guarda! Quante volte è successo? You've had shield all this time. Baby. Give me the shield. Il suo amico aveva gli shield. Questo non è un buon amico. No, per niente. Quella volta che pensi che che le granate sono lui pensava che i mini shield fossero granate. Guarda che gli scudini non esplodono. Vediamo un po' i noscope col Barrett. Sì, ma è impossibile. Secondo me invece è impossibile. No, 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 è possibile, è possibile. Solo ma perché come? Tu sei scarso, non è che allora tutti sono scarsi. Sì, ma è impossibile da lontanissimo. E invece ma Ma cosa sta succedendo? Io non sto capendo. He's not very good at the game. Guarda quante cecchinate questo. Guarda che questo ha imparato a giocare da me. Si vede che usa il coccio a occhi e piacere nello shop, sicuro. Ma quindi gli puzzano le ascelle se ha imparato a giocare da te. No. Quello che usa quello che ti builda e le granate rimbalzano dietro e ti uccidono. Tu lanci la granata, ti rimbalza contro l'albero e no. No. Questo cos'è? Sono quelle granate. Quando la mamma ci dice di andare a cena, ragazzi, a voi capita mai che vostra mamma vi sgridi perché toccate? Ah, quello che urla nelle squad. No, mom, don't, I need it. Quello che urla nelle squad. E poi abbandona. Le mamme quando sono arrabbiate. Ok, quelli che si chiamano TTV. Quelli con le skin dei calciatori, con le skin dei wrestler spagnoli. No, il danno da caduta. Ma io a volte li odio i danni da caduta, perché a volte cadi da distanza sola e non fai danno. E a volte invece ti fai un sacco di danno. Boh, vabbè. È vero. Cos'è che fa questo con le barche? Perché bolla con la barca. Bolla con la barca, esattamente. Io col rampino. No, perché non ha mai volato con una barca, ragazzi. È col rampino. Tu vai allo squalo, prendi il rampino e voli. No, il troll del no. No. Vecchio, quanto brutto è questo. No, no. No, 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 no. Il troll sotto il ponte. Ok, cioè? Prima avevamo il troll del ponte, adesso abbiamo i troll sotto il ponte, ok? Vediamo. Lui vuole. Lui ha sentito qualcuno. C'è qualcuno da queste parti, per caso? Secondo te c'è qualcuno? Non ne ho idea. Oh, oh, sorpresa. Sorpresa. Adesso zero. E dite che spammano con le granate. Questo è bellissimo. Impazziti, impazziti. Che spade tutto. Let's go. È bilanciato. No, anche le mine. No, anche quelli che spammano con le mine. Poi le mine, boh, non le capisco. A volte ti esplodono da soli. Cioè, anche se non sono nemici, ti esplodono da solo. Qualcuno che vuole fightare nella tempesta. Ah, questo te che fai le nerf tutti i giorni, capito? Vedi che ha la spada viola, la migliore. Qualcuno che prova a nuotare su per la cascata. Ma come si fa? Anche se questo non capisco perché debba essere un modo per morire, ma va bene. È perché ti annoia a morte. La battuta. Codice di PPI, perché sennò fate queste battute che non fanno ridere e non conquistate mai le vostre crush. Ah, no, il doppio sniper. No, 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 il doppio sniper è terribile. No. Terribile. Oh, a me è successo in un torneo. Sì, provare a, diciamo, distruggere un nemico con la C4 dell'elicottero. Ma
non fare quello che dovevi fare. No! A me capita spessissimo. A me capita spessissimo. Ah, quelli che ti uccidono mentre stai rianimando. No, terribile. Anche perché non vuoi midare. Rabbia a livello mio. Ora mida. No, vabbè, mida è assurdo. Hello? Are you sure it's not just like your charger? No, no. Mida lo laser, oh sono sicuro. Oh my god, what's he doing? Guarda che Mida. No, vabbè. Mida con quella Thompson è OP. Tutti i bot sono troppo OP. Molto, molto. Ok, uno... Sì, quelli, sì, quelli che guidano la barca veramente a volte non sanno guidare. Oh, oh no! Sono troppo prevedibili. Oh, oh. No, la gente che spa... No, quella che campera qua io la odio proprio. No, anch'io odio questa sensazione, presente. Guarda, c'è le caviglie tutte piegate. Esatto, quando fighti e buildi, però finisci in quel mezzo che non ti fa muovere. Quando provi a fare amici, ma loro ti uccidono. No, io li odio quelli. Guarda che... Ecco, beh, è un bel amico quello che ti spara un RPG in bocca, effettivamente. In effetti. E non bisogna mai diventare amici di altri elicotteri. Mai. Mai. Il video di oggi finisce qua. Raga, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale, iscrivetevi al canale di Luca e soprattutto... Ciao, ciao, tipi e fine lo shop. Detto ciao, ciao! Ciao!